Il pacchetto anticrisi di cui si parlava qualche giorno fa approderà in Consiglio dei Ministri, ma solo il 26 novembre. La data è stata stabilita dal Ministero dell'Economia per mettere a punto i dettagli di tutta la manovra. Ha confermato questa data anche il Premier Silvio Berlusconi, che si è detto certo del buon lavoro portato avanti dal Ministro Tremonti, dando al pacchetto priorità assoluta alle emergenze del particolare momento di crisi economica che sta vivendo il nostro Paese. Queste le misure confermate. Il rilancio delle infrastrutture ed il riavvio delle grandi opere. Il CIPE sta sbloccando la prima parte dei finanziamenti per un ammontare di 16 miliardi che saranno destinati allo scopo. Intervento per il mondo del credito. Saranno sottoscritte obbligazioni da parte del Tesoro, i cui fondi serviranno a sostenere le banche nella loro funzione di gestori del credito. Interventi a favore delle imprese secondo le linee generali già concordate in maniera informale con Confindustria. Interventi in favore delle famiglie e delle fasce più deboli.